Del Vangelo di oggi preso da Giovanni al capitolo 6, dal versetto 51 e seguenti leggiamo: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Non ci sono interpretazioni di sorta. Il discorso è lineare e concreto. Nel brano ascoltato, per ben 8 volte Gesù ripete l'invito a mangiare. La reazione dei discepoli è aspra. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù non cambia discorso, non addolcisce le parole, ma le riprende e le ripete. Lui si presenta come essenziale, unico, insostituibile per l'esistenza umana. Egli dona il suo corpo e il suo sangue per la vita del mondo. Non parla per metafora o per simboli, ma fa riferimento davvero al suo corpo e al suo sangue. Ecco perché continua: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui». È il mistero della fede, in quanto si tratta di mangiare e bere non un semplice cibo e una semplice bevanda. È il mistero dell'amore, perché occorre accogliere, conoscere, amare e assimilare la vita di Gesù nella concretezza che essa è nel racconto dell'amore di Dio per gli uomini. Vi è dunque una grande possibilità offerta a chi crede in Gesù Cristo, quella che Gesù Cristo stesso viva in Lui e Lui in Gesù. Quando celebriamo l'Eucarestia, Gesù, chiedendoci di mangiare il suo corpo e di bere il suo sangue, chiede a ciascuno di vivere nel suo stile, cioè di donare tutto quanto abbiamo di buono e di metterlo a disposizione di chi amiamo, e ancor più di chi ha bisogno di essere amato. Gesù, proponendosi come corpo donato, apre a noi nuove dimensioni: il dono di sé, il servizio, la solidarietà. Ecco la strada che ognuno dovrebbe intraprendere. In questo consiste la vita, e questo è possibile se si rimane uniti a Lui, pane di vita eterna. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.